Vi siete accorti di quanti cameo ci sono in The Flash? Perché è una cosa impressionante, non ho mai visto così tanti cameo in un film. La pellicola, infatti, targata da Andy Muschietti, ci ha regalato un cinecomics, forse il migliore del DC Extended Universe, dato tutta la sfortuna che ha avuto finora a causa di attori, sceneggiature, scritture e quant'altro. E niente, c'è da dire che Ezra Miller non è male nei panni del supereroe scarlatto. E dato tutto quello che è successo, si può dire che comunque il multiverso sia finalmente arrivato anche nel mondo DC, e comunque anche che il nostro Flash abbia resettato tutto l'universo che conoscevamo, per lasciare spazio comunque anche al nostro Peter Safran e James Gunn con il loro DC Extended Universe. Ma ricordiamoci che comunque deve uscire ancora Aquaman, e quindi non ci resta che aspettare. Se siete interessati a sapere tutti i cameo di questo film, continuate la visione. Ciao, sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. Direi di partire subito con le prime scene del film, scene in cui vediamo il nostro Flash e cercare di salvare la città da delle scosse sismiche che comunque fanno crollare anche un grattacielo, dove una scena fantastica, vediamo qualcosa di stupendo che non vi voglio spoilerare. Comunque, tra i cameo presenti nelle prime scene possiamo vedere il nostro Ben Affleck che torna nei panni del Cavaliere Oscuro e anche il suo maggiordomo Alfred, che è sempre interpretato da Jeremy Irons, lo stesso attore che ha interpretato insieme ai film di Affleck. E in una scena sul ponte in cui stava per succedere il finimondo vediamo apparire anche la nostra Gal Gadot per un minuto ad aiutare i nostri eroi e poi scapparsene via. La nostra Wonder Woman ha fatto parte anche di questo film fantastico, dopo averla vista in Shazam. Procedendo, posso nominare con gran furore, anche perché l'abbiamo visto nel trailer, Michael Keaton, che torna nell'universo in cui Barry va a finire nei panni di Batman. Torna nei panni di Batman, e anche con la sua musichetta, e anche con le sue scene, i suoi modi di fare. Io sono Batman, una cosa stupenda, favoloso. Tra l'altro c'è anche un discorso sul Ritorno al Futuro, in cui a causa del viaggio comunque di Barry viene sostituito l'attore di Ritorno al Futuro e insieme a un altro, infatti un certo Eric Stoltz faceva Marty McFly in quell'universo e il nostro Michael J. Fox era finito a fare il protagonista di Footloose, quindi è stato un dialogo molto divertente, diciamo. Procedendo con le apparizioni e camei, si viene a scoprire che in questo universo il Superman, il Cyborg, e l'Aquaman di quell'universo comunque non esistevano, e quindi il nostro Barry ha trovato la nostra cara, viene trovata in un posto e salvata, interpretata da Sasha Call. La nostra cara, alias Supergirl, diciamo che interpreta molto bene la nostra super kryptoniana, e anche se non è bionda si può dire che è molto molto bella lo stesso. Chi se ne frega chi dice che non lo è, scusatemi, ero un po' divagato. Vediamo anche l'apparizione di molti altri Superman, ovviamente in CGI, perché comunque è una scena in cui il nostro Barry sta viaggiando nella Speed Force per aggiustare un po' il tempo, e ogni tanto, entrando nei vari universi, si poteva intravedere una nuova figura del nostro uomo d'acciaio. Infatti è sbucato il nostro George Reeves, il nostro Christopher Reeves, favolosi, la nostra Helen Slayer, che è andata a interpretare Supergirl nel film degli anni 80. Insomma, tutto in CGI, perché comunque uno è morto, uno è molto vecchio, uno non c'è più, quindi queste scene diciamo che le posso anche accettare, nonostante forse la CGI sia il problema più grosso del film, non so se a causa del budget o altro, però ora questo posso anche accettarlo, perché comunque sono scene di vari futuri alternativi o futuri universi e tutto il resto. La scena iniziale di cui vi volevo parlare prima è un po' inguardabile. Chi ha visto il film sa cosa, quale scena intendo. Comunque andiamo avanti. Tra i vari Superman vediamo apparire anche il nostro Nicolas Cage, nei panni di un Superman che faceva parte di un film che purtroppo non è riuscito a entrare in produzione. Ai tempi in cui il nostro Tim Burton aveva prodotto il Batman di Keaton, aveva messo in produzione anche un Superman con protagonista il nostro Nicolas Cage. Film che purtroppo alla fine non è riuscito ad andare avanti. Però comunque, estrapolando alcune foto e riviste, era stato comunque beccato Nicolas Cage col costume. Però comunque erano solo rumors. Quindi Tim Burton probabilmente ha dato ispirazione a Andy Muschietti per infilare
una scena con lui in questo film. Purtroppo anche questa scena in CGI, però ci accontentiamo lo stesso. Parlando invece del nostro Batman, oltre a vedere Ben Affleck e Michael Keaton, possiamo anche vedere, quando vengono scappati i vari universi, anche Adam West e il Joker di Cesar Romero. Per non parlare anche del riferimento a Jack Nicholson, Easter eggs che vediamo nella pellicola. Favoloso, favoloso. Chi poteva mancare a questa lista? Mancano solo pochi Batman. Ora, togliendo quello di Robert Pattinson, che è abbastanza attuale, mancava solo Christian Bale, George Clooney e Val Kilmer. Come vi ho detto anche in un video precedentemente, il Batman che compare sul finale della pellicola è quello del nostro George Clooney, che sarà, penso, il Batman conclusivo dell'universo in cui andrà a finire il nostro Barry Allen, perché resettando tutto l'universo, tutto il multiverso, la linea temporale in cui va a rifinire, che lui definisce casa, in cui comunque, come ci ha spiegato il nostro Keaton, alcune cose sono cambiate. Scena molto bella, il nostro Batman di Michael Keaton, il nostro Bruce Wayne, ci va a spiegare come funziona la linea temporale nel DC Extended Universe. E ce la spiega anche molto bene a son di spaghetti. E niente, il nostro Batman finale è quello di George Clooney, che appena appare mi è venuto soltanto due cose da dire quando Barry è rimasto così. Mi è venuto solo da dire, immagina, muori. Immagina, puoi. Procedendo con i camei, vediamo anche apparire il nostro Teddy Sears, l'attore che aveva ricoperto il ruolo di Jay Garrick nella serie live action The Flash, quella con protagonista Grant Gustin, che l'hanno messo lì così, non si capisce perché. Probabilmente, secondo me, perché il nostro Ezra Miller aveva fatto parte in una scena della serie con Grant Gustin, e quindi magari volevano rinfilarci qualcosa della serie nella pellicola di Ezra Miller. Quindi credo sia stato un po' un tornaconto, dato il fatto che su Crisi sulle Terre Infinite era stato fatto un cameo di Ezra. Comunque dai, ci sta. E sul finale, nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma nella scena post-credit vediamo apparire anche Jason Momoa nei panni di Aquaman. E probabilmente per dare un po' lo slancio al suo prossimo film, che è Aquaman 2, che arriverà presto nelle sale. In ogni caso, per ora sappiamo che nel nuovo universo che ha creato Barry, il suo, possiamo sapere dell'esistenza di un Batman interpretato da George Clooney e un Aquaman interpretato da Jason Momoa. Per ora non si sa nient'altro. Fortunatamente suo padre viene scarcerato grazie a un barattolo di pelati, fantastico, e niente, ricordatevi di questo barattolo di pelati perché salverà il multiverso, un po' come il topo che salva il multiverso in Endgame, qui è il barattolo di pelati, un po' la stessa cosa, fantastico. In ogni caso sono arrivato alla conclusione di questo video, penso di averli detti i camei. Se ce ne sono degli altri che mi sono dimenticato, ditemeli pure voi nei commenti, così interagiamo un po'. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato di vostro interesse. Vi ricordo di seguirci sui social, iscrivetevi su YouTube cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd che oggi è tutto, noi ci rivediamo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.